Pensando alla partita di stasera e non solo, quali sono i punti forti da consolidare, quali i punti deboli su cui lavorare ancora? Mamma mia, i punti deboli sono assai tanti. I punti forti sono le qualità delle ragazze che ho l'onore di allenare. Cosa ho visto stasera? Innanzitutto uno sviluppo di lavoro che hanno fatto settimana, non ci siamo allenate tanto, abbiamo fatto due sedute di allenamento tutte insieme, quindi questo ci ha un po' condizionato. Però devo dire che abbiamo fatto in queste due sedute un lavoro tecnico sulle battute a salto flop, aumentando la rincorsa e quindi il lancio in lungo per andare a sfruttare di più l'inerzia del salto, e questa cosa stasera già si è vista da parte di alcune ragazze. Pertanto sono molto soddisfatto dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il servizio. Abbiamo invece sofferto molto nella ricezione, ma anche perché loro comunque battono molto bene in casa, e lì noi abbiamo sempre aspettato la palla subendo la variazione della traiettoria, subendo quindi la battuta flop. In fase gioco siamo stati anche abbastanza aggressive, solo che i punti subiti a ricezione ci ha molto destabilizzato a livello di certezze, e anche quando eravamo avanti in attacco alla fine non eravamo molto performanti. Oggi abbiamo giocato senza S2 titolare, Djokovic purtroppo è malata, Djokovic fuori Gasparini, purtroppo Turina non ha fatto la sua migliore prestazione, o meglio non è mai riuscito a entrare in partita, e alla fine ho dovuto stravolgere di molto la formazione base, diciamo. Non è un grosso problema per noi, perché comunque tutte le ragazze sono tendenzialmente abituate a fare un po' tutto, però sicuramente va a togliere alcuni meccanismi di relazione tra di loro nelle fasi soprattutto di ricezione, si è visto, perché poi quando la palla viaggia non è che hai tempo di pensare devi andare, capire chi va delle due, ok? È un meccanismo che tendenzialmente tra due persone che giocano abitualmente insieme viene abbastanza immediato. Se poi io invece mi trovo accanto ad una mia compagno che non mi relaziono, magari va lui, vado io, siamo in ritardo, e questo è stato un po' il tema della partita. D'altra parte ho notato invece una buona adattabilità, perché comunque Tomasi, che era centrale, ho spostata come esterno, e devo dire che è stata performante, è anche ricevuto. Altresì mi è piaciuta Piantoni in centro, e quindi niente, tutto sommato non posso poi lamentarmi di molto, perché alla fine sì, abbiamo subito molti punti consecutivi, ma alla fine la differenza al 25 poi non è così eclatante, anche se con un set dove siamo partiti molto male. Alla fine siamo arrivati comunque al 19, quindi mi ha fatto un grandissimo recupero. Terzo set peccato, perché eravamo avanti, poi torna a vista arbitrale, che chiaramente non è il motivo per cui abbiamo perso, ma in qualche maniera non siamo ancora capaci ad accettare l'errore per voltare pagina e andare a cambiare poi la palla. Ma subiamo altri 4-5 punti per nostra incapacità di voler far pure.